Benvenuti ad una nuova puntata di Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Buongiorno Ettore. Ciao Giorgia. La pianta di oggi è talmente bella che mi sono innamorata della pianta. Ma soprattutto sai che è una pianta che a me ricorda la mia infanzia e una delle rive di Vezzano. Ah, addirittura. Sì. Comunque è diventata ormai una pianta decisamente rara, anche se dove è presente forma delle stazioni abbastanza imponenti ed è molto bella, tanto che la gente di montagna la chiama scarpetta della Madonna, sì, oppure scarpetta di Venere. Oggi andiamo a conoscere il fiore più bello e purtroppo anche il più insidiato presente nella nostra provincia. Si tratta del Cypripedium calceolus, un'orchidacea che, anche se sporadica, è possibile incontrare nei boschi montani, di preferenza su suoli ricchi di detrito alluvionale. Numerosi miti e leggende sono legati all'origine delle orchidee in genere, in particolare nella tradizione degli antichi greci. Questi pensavano che la prima orchidea sia nata dalla metamorfosi di Orchis, un giovane molto bello e focoso, punito e dato in pasto alle belve feroci per aver osato insidiare una sacerdotessa del dio Dionisio. Anche Teofrasto, filosofo greco, allievo di Platone e Aristotele, nella sua opera Historia Plantorum ne parla ampiamente. Dioscoride, poi, medico greco vissuto a Roma nel primo secolo d.C., nella sua ricerca De Materia Medica ne parla da un punto di vista officinale. Per quanto riguarda la nostra pianta, durante il periodo medievale veniva chiamata Pianella della Madonna ed era legata ad una leggenda che parlava di un preziosissimo calzare ritrovato durante una tempesta che, prima d'essere toccato e quindi profanato da comuni mortali, si trasformò nella pianta che vediamo nelle riprese. D'altronde, la sua bellezza ha evocato anche il simbolo dell'armonia e della perfezione spirituale. Ettore, perché le scarpette della Madonna vengono chiamate orchidee? Ma orchidea praticamente è un nome che è stato dato perché alcune specie praticamente presentano due tuberi, da qui orchite, orchis, eccetera, no? E però nel caso del Cypripedium calceolus, la nostra scarpetta di Venere, c'è un lungo rizoma che la caratterizza. Le foglie appaiono oblunghe, di colore verde smeraldo, in numero da 3 a 5, con delle marcate venature. I fiori sono molto vistosi, presentano i quattro segmenti del perianzio di forma lanceolata e di colore rosso-bruno. Il labbro è a forma di pianella di colorazione gialla, con venature e margini più scuri. Si tratta di una specie a diffusione cosmopolita presente dall'Europa all'Asia. In Italia si può incontrare in tutto l'arco alpino e anche in alcune stazioni appenniniche fino alla zona abruzzese. Da noi, nel Bellunese, anche se sporadica, è presente nei boschi di latifoglie e nelle radure, di preferenza su terreni calcarei, ad un'altitudine compresa tra i 500 e i 2000 metri, dove fiorisce dal mese di maggio alla metà del mese di luglio. Siamo arrivati addirittura d'arrivo in questa puntata di Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Pensa che io le scarpette della Madonna le vedevo nella riva che passava attraverso la villa dei Bovio a Vezzano e poi andavano da Naniroldo, da piccoli erano tutti i nomi dei contadini che erano l'intorno, sì. Mia zia Maria e zio Gio, che avevano un cane che si chiamava Pronto. Ah, Pronto? Sì, un cane da caccia che si chiamava Pronto. Ok, Ettore, è tutto, grazie anche per oggi. Ciao Giorgia. E noi ovviamente ci rivediamo alla prossima puntata. Pronto?